Buonasera a tutti. Eccoci qua, benvenuti in questo evento dove praticamente tutti i piloti della Prime League corrono in questo evento dedicato che si fa una volta al mese. Buonasera a tutti da Otro Driver 27, da Raffoidex e da Luca Fleming. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Raffoidex però Raffaello corre. Ci sono io, Raffaello è lì ad aiutarvi in quel commento. Buonasera a tutti. Allora, siamo sulla pista di Barcellona in Catalogna e è una pista che comunque, come abbiamo sempre ben saputo tutti, per chi segue magari i test invernali, è una pista che non è che viene scelta a caso nei test, anche quando appunto quelli invernali, perché è una pista che combina appunto velocità e carico dinamico ed è una pista anche direi molto molto tecnica, quindi può mettere sicuramente alla prova i piloti della Prime e dimostrare molto bene le loro qualità, anche se è un evento più di divertimento che magari di vera sfida, però comunque ovviamente fa il suo, ecco. Sì, è certamente una di quelle piste dove i piloti insomma si mettono alla prova ma si conoscono anche molto bene. Io intanto sono obbligato a farvi vedere questa meraviglia perché dal mosaico possiamo vedere che Raffoidex è impegnato nella risoluzione di un cubo di Rubik o qualcosa di simile. La pista possiamo dire che forse per lui non è un rompicapo, ma il cubo sì. È bellissimo. Diventerà un meme, credo, ma anche quasi finito, tra l'altro. Vabbè. Torniamo in pista che è meglio. Oh, girato Luni, scusami, abbiamo visto adesso in diretta, ripreso dalle telecamere. Si è girato Luni che ha perso il controllo toccando il cordolo interno alla in uscita, cordolo interno alla corda della seconda curva. Sì, tanto comunque stavo guardando anche un attimo i tempi e ovviamente SDAM 1:16.761 e quindi ha preso un bel largo rispetto a tutti gli altri e anche i primi 10 sono quasi tutti appunto con gomma rossa, tranne Matteo Profilo che è con gomma gialla e poi anche il nostro Raffoidex che è con gomma gialla e Giovi 1:10.06 con gomma gialla e per gli amici quindi, Giovi okay. E quindi essendo 33 giri io prevedo una gara a una sosta a meno di robe strane, non credo, però bisogna vedere anche quanto si mangia le gomme, quante lotte ci saranno eccetera, però penso una, forse due strategie, non di più, anche se non è magari raro vederne 4-5 di cambi gomme, però vedremo. Dovremmo avere una gara sulla sosta singola, solitamente quando si corre su questa distanza di gara i piloti tendono sempre nella quasi totalità delle occasioni dei tracciati a preferire una strategia a sosta singola perché è quella che ti fa perdere meno tempo. I piloti che tra l'altro stanno puntando a una qualifica con gomma soft, quindi credo che se vorranno andare sulla sosta singola dovranno poi andare sulla gomma hard, che spesso e volentieri è una gomma che non entra in temperatura facilmente, quindi attenzione a come assolutamente no, assolutamente no, è una gomma anche che ti porta vero sì poi a completare bene o male le gare e quindi ti porta sulla lunga distanza a percorrere tutta la distanza interamente, però poi è difficile anche sia mandarla in temperatura, quindi appunto avere la corretta trazione e appunto magari difendersi da attacchi vari dagli altri piloti, però vedremo appunto le strategie che i piloti e i loro ingegneri si sono studiati e preparati ovviamente. Intanto tornato in pista Daniele Play che potrebbe attaccare la pole, è uscito anche SDAM, ricordiamo Daniele è lontano quasi mezzo secondo, 455 millesimi da SDAM. C'è da notare che appunto solo in 7 momentaneamente hanno fatto il tempo e mancano 7 minuti alla fine, non manca tantissimo, quindi speriamo bene che ci siano magari ancora dei miglioramenti appunto da parte dei vari piloti. Dovrebbero arrivare perché credo che alcuni stiano anche pensando all'eventualità e alla possibilità di provare a fare il giro con la gomma gialla a fine sessione, quindi cercare di entrare in top 10 con la gomma media, non con la soft come stanno facendo altri. Sì, può essere
presumibile, come no, perché appunto come hai detto tu, magari poi dopo mettono la gomma gialla e quindi allungano lo stint, però poi magari partono con la gialla allungando lo stint già dall'inizio della partenza, poi mettono la rossa per essere più veloci nel finale. Vedremo appunto le strategie che saranno attuate, però tutto è possibile ovviamente, poi uno si fa le sue strategie eccetera, però ogni considerazione, ogni possibilità deve essere messa in previsione e in campo ovviamente. Tanto c'è una bandiera gialla, cos'è successo? Ah no, niente, sarà stato un lungo di qualcuno. Sì, forse anche qualche di Mister X che si è girato. Girato, l'ha persa alla 13. Esatto. Nel frattempo seguiamo Sdem perché potrebbe provare a migliorarsi. L'1.16.7 ovviamente l'ha messo tanto, giro più veloce di F22 con 1.16.688, quindi attenzione che F22 si sta facendo sotto per la forma. Attenzione Sdem in derapata, no, che peccato. Ah, peccato. E avevo proprio la sensazione che sarebbe successo in diretta, perché è andato in maniera decisa a prendere il cordolo interno nella stessa curva dove proprio pochi secondi fa si era girato anche Mister X, e quello è un cordolo molto pericoloso perché è uno di quei cordoli dove se arrivi a grande velocità piuttosto tende a farti partire il posteriore, che è esattamente quello che è successo a Sdem. Esatto, perché comunque al di là di tutto è bella la pista di Barcellona ovviamente, però è una pista molto infima sotto tanti aspetti, con cordoli anche alti, magari in punti in cui non te lo aspetti, quindi... Sì, assolutamente, più che altro è una pista molto impegnativa, dove i margini di errore sono davvero risicati, sono curve tutte molto impegnative. Topping intanto è sceso in pista con la gomma media ed è 7 decimi sotto al suo tempo nel settore centrale. Se continua così può strappare la pole ad F ed è, ricordiamolo, in pista con la gomma media. Adesso sono interessanti questi ultimi 5 minuti e poco meno per la lotta alla pole, però o sarà una lotta solo fra F e Sdem oppure anche con Daniele Play, che però intanto Tom Pinkestrel con 1.16.820 si è piazzato terzo scavalcando proprio Daniele Play, che però in questo momento è sceso quarto, quindi è interessante anche questa lotta proprio tra le due coppie, tra il primo e il secondo e il terzo e il quarto. È molto interessante. C'è Giovi, sì, con la gomma gialla anche per lui. È uscito con la gomma 1.17.2, mentre Leutz, sì, 1.17.7. Quindi c'è, sono proprio queste coppie che stanno lottando per le varie posizioni. Molto molto interessante. Intanto 4 minuti al termine, lui, Mister X, Ferro e Raffo. Raffo invece scende in pista proprio in questo momento smentendomi, e stavo proprio per dire che non sono ancora scesi in pista mentre stanno cercando ora di andare a fare il tempo a fine sessione. Giovi si sta leggermente migliorando, un decimino sotto a se stesso nel primo settore. Sì, aspettate, dove caspita è che non lo trovo, perché non ci vedo ogni tanto. Ah sì, ok, quinto. Scusate, non lo trovavo perché tutte le persone, devo ancora impararmi tutti i piloti, quindi non li trovo subito al volo. Allora, 1.15.1.16.664. Caspita, che bel giro! Gran giro con la gomma gialla, sì, sì. Vediamo Caspita. Se topping a carburante per un secondo tentativo o la torna ai box. Caspita, che bel giro! Nel frattempo, errore di chi come Dio che si è girato. Alla 11. Purtroppo sono errori che capitano. Tanto vedo che Mister X sta andando piano e non ha ancora fatto un tempo. Si sta lanciando perché è uscito dai box da poco e credo stia andando piano semplicemente per prendere margine rispetto ai piloti davanti. Ah ok, no, perché pensiamo magari che si stia finendo il carburante. Speriamo di no, poverino, ovviamente. No, si sta lanciando adesso e parte per il suo giro. Okay. No, si è girato, no, è entrato in corsia box di traverso. Ha perso il controllo, secondo me non c'era grande temperatura sui suoi pneumatici posteriori. La gomma media è una gomma che va messa in temperatura in maniera ottimale e purtroppo non c'è riuscito. Il vantaggio di Mister X è che in questo momento... E mancano ancora 2 minuti e 15, quindi se ha ancora carburante può fare un altro giro e rilanciarsi. Speriamo.
tanto Mister X appunto in questo momento sta facendo il suo giro, tanto settore 2 bandiera gialla, che cosa è successo? Daniele Play intanto si sta in quarta posizione, scavalca Top Incastral e finisce qui la sua qualifica perché non ci sarà più tempo per lui per altri tentativi. Si sta rilanciando Sdem, si è rilanciato AF mentre lui è fuori. Tanto vediamo però Mister X appunto che non è ancora riuscito a fare un giro, intanto seguiamole tanto Sdem, 1.16.3, giro più veloce, caspita. E vediamo se risponde F che si è appena lanciato, arriva al primo settore, leggermente più veloce di se stesso. Molto molto bravo, molto molto bravo. 351 millesimi da Sdem, gli serve un bel, deve riscavare un bel solco. Tanto Mister X mi sa che ha abortito il giro. Mister X sì, ha abortito il giro. Non si è mai partito nel giro precedente. Vediamo se adesso si lancia. Si rilancia adesso. Sì, adesso sì, adesso sì. No, ma si era lanciato anche prima. Però si vede che ha abortito un po' il giro. Si era girato, ah, sì, ha preferito non lanciarsi in quel modo. Mi ricordo neanche io. Mi correva anche che si fosse girato. Allora, ricordarsi tutto non è semplice. Allora, Mister X vediamo 1.22.1 come giro più lento ovviamente, quindi la pole in teoria è di Sdem, a meno che non gliela freghi qualcuno all'ultimo, ma F gli è arrivato a un pelo tra virgolette, si è migliorato, si è messo secondo, ma a 231 millesimi da Sdem. Esatto, però anche Giovi comunque ottimo tempo, 1.16.6, che però inizialmente era un buon tempo perché gli ha permesso di essere in pole momentaneamente, ma ovviamente non gli è bastato. Raffo si migliora quarto, intanto c'era una macchina fuori proprio mentre stava passando, inquadrato dalla regia, Top Incastral. Top Incastral che è sesto, quindi una buona posizione comunque di partenza. Però vediamo Mister X che sta completando il suo giro, vediamo se stavolta avrà un po' di fortuna o comunque riuscirà a fare un buon tempo, vediamo. 1.11, 12, 13, 14, 15, settimo. 17.5. Beh, considerando tutte le difficoltà che ha avuto per fare un giro di qualifica, non c'è male, dai. Long gli si mette subito dietro. Topping, vediamo se chiude il giro. Si sta migliorando, occhio perché Topping è 2 decimi sotto se stesso. Alla fine andare sulla gomma rossa. Ma sì, torna in perché, box. Vai box. Perché ti dico io perché ha visto che non sarebbe bastato per la pole e allora ha detto preferisco partire sesto ma con una gomma migliore in vista della gara piuttosto che migliorare questo tempo, partire con la rossa ma non scattare davanti. Ah, sì, sicuramente può essere un vantaggio da, diciamo, da tenersi per la gara, quindi sì, presumibilmente l'avrà fatto per quello. Comunque considerando appunto Mister X che tutte le sue difficoltà che ha avuto per cercare di fare un giro di qualifica, devo dire che al settimo posto non c'è male, dai, non c'è male. Considerando che ha fatto anche solo un giro, sì, quindi sì, non c'è male. Quindi abbiamo la nostra classifica, tra poco nel frattempo avremo anche la modo di vedere la classifica intera a schermo mentre i piloti stanno riportando le loro vetture ai box. Abbiamo avuto direi una qualifica interessante, ma più che altro che rende interessante la gara perché abbiamo questo mix di strategie, perché abbiamo Giovi, Raffo, Topping, Mister X e Long oltre all'Openski, questi tutti i piloti che sono in top 10 partiranno con la gomma media, soft per Sdem, F, Daniele Play e Leutz, mentre ovviamente Ferra, Matteo Profilo, Chico Medio e Luni, essendo fuori dalla top 10, avranno modo di decidere loro con quale gomma partire in gara. Sì, esatto, e poi ho notato proprio adesso che i primi 6 piloti sono tutti racchiusi in meno di 5 decimi, quindi c'è stata anche una bella lotta, proprio come dicevo prima io, per la pole ovviamente, ma anche per proprio tra le coppie che si erano create per le varie posizioni, quindi molto molto interessante anche questa lotta, proprio per i primi 6. E allora tra poco ci tufferemo in gara. Raffaele, come vanno le cose in cabina di regia? Non so se ci sei. Stiamo provando a risolvere il discorso Luni, che purtroppo ecco dalla chat abbiamo anche segnalato il fatto che era crashato poco prima
del caricamento. Felice di vedere il ritorno, diciamo, generale, proprio in Ultimate Showdown. Si è fatto in tanti capitoli, è una bella iniziativa da parte dei piloti della Prime. Ci sono tanti nomi che, insomma, ad oggi spiccano anche nelle categorie di punta, perché con Raffo Idex in Master League quest'anno si sta sicuramente mettendo in mostra. Stem, che è lì in lotta ancora una volta per la Sport League, Giovi in pro, fresco dal podio, almeno ottenuto in pista, poi siamo ancora in attesa del post gara, della gara del Portogallo. Tanti bei nomi che, come detto, si sono messi in vista in questa stagione, e altri che un po' alla volta ci stanno provando, come Leutz e tanti tanti altri, chi come Dio, che ancora continuano ostinati, ecco, a provare a far bene. Spero per loro, ecco, che vada a buon fine questa serata. È sì una serata abbastanza leggera, perché è un campionato, un torneo tutto sommato che, per quanto è anche esso alla sua quinta edizione, ha comunque del fascino, c'è la voglia dei ragazzi dello spirito, ecco, chi incarna lo spirito della Prime ha voglia tutto sommato di vincere, di far bene con questa serata, quindi, e soprattutto può essere una serata comoda. Allora, ecco, testa. Che ci siamo, sta per partire la gara. No, scherzavo, sì, col giro, io mi dimentico sempre il giro di ricognizione, dovete sapere che me lo dimenticherò sempre, sempre, sempre. Io, perché non ho l'abitudine, non ho l'abitudine del giro di ricognizione, mi dà fastidio in un certo senso. Cioè, perché boh, l'ho sempre commentato le gare online, cioè da quest'anno, però non so perché il giro di ricognizione per me è una cosa strana, cioè eppure esiste, ma per me è una cosa strana, vabbè. Niente. Perfetto. Così. Allora andiamo a ripassare quella che è la griglia di partenza, perché un po' l'abbiamo Stem, ma insomma ti lascio fare sulla griglia di partenza. Allora, abbiamo Stem, che appunto ha fatto la pole, poi F22, Giovi 10.06, Rafoidex, Daniele Play, Topping Kestel, Mister X, DR Long 21.10, Leutz, Lopensky, Ferra, Matteo Profilo, chi come Dio, e Yunul, sì, giusto, no, perché ragazzi... Luni, sì, lo so, è un bravo ragazzo e t'ha voluto rendere la vita complicata mettendo il nick al contrario. vabbè, succede. Quindi, Stem, comunque, questa bella pole position che ho ottenuto, ha sicuramente fatto un ottimo giro. Come dicevo appunto prima, c'era anche Giovi che aveva tentato di strappargliela, ma alla fine comunque si è qualificato terzo, che non è una cattiva posizione, ma ovviamente non è la pole, purtroppo. E quindi ovviamente Stem ovviamente si è confermato il più forte. Vediamo però intanto un attimo le... perché non le trovo? No, cosa ti serve? Dici tutto, dici tutto. Le gomme, ah, ecco le gomme, voilà, sì. Ok. Allora, quindi Giovi parte con gomma gialla, quindi presumibilmente penso che voglia allungare lo stint proprio su F, su Steam, ok. Poi anche Rafoidex gomma gialla anche lui, Daniele Play invece gomma rossa, e Leutz anche lui gomma rossa, mentre invece Topping Kestel, Mister X e DR Long con gomma gialla. Quindi è interessante proprio come tra i primi 10 in 1, 2, 3, 4, 5, in 6 partono con gomma gialla, mentre invece in 4 con gomma rossa. Quindi questi piloti evidentemente vogliono proprio allungare già lo stint fin dall'inizio, sì, per cercare di portare un vantaggio. Molto probabile, perché come dicevo prima, la gomma gialla è una gomma molto più cauta, più gestibile. Ultime vetture sulla griglia, siamo pronti, fra poco l'accensione dei semafori. Bene, ci siamo ragazzi, stiamo per partire. 3, 2, 1, si spengono le luci e via, partono le vetture. Vediamo come parte Stem, se riesce a mantenere la sua prima posizione. Sembra proprio di sì. Occhio e parte in anche molto attenzione, che botto! Mister X agganciato dritto contro il muro. Attenzione, che questo potrebbe portare anche a una safety car. Attenzione che Topping Kestel in lotta con Giovi per la quarta posizione. Attenzione, ci prova in staccata. Cerca di allungare, ma non ce la fa, perché Topping Kestrel ha ovviamente la traiettoria. Girato, Topping Kestrel si infila. No, no, peccato, 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 peccato. E quindi allora così ne approfitta Stem e scappa quarto. Via. Ovviamente quindi Giovi si trova quarto con F22, che invece rispetto alla partenza ha perso tre posizioni, quindi si trova quinto. Peccato, perché una seconda posizione comunque poteva sfruttarla in maniera molto molto migliore, molto più a suo vantaggio. Invece in questo momento purtroppo si trova quinto con Leutz, che in questo momento lo sta braccando, quindi che è sesto.
E invece volevo dire, Stim ha già preso invece un bel largo, ha già preso invece un bel largo sugli altri piloti. Attenzione, bandiera gialla, perché cosa? Che cosa è successo? Di nuovo? Ah, ok, no, Matteo Profilo intanto era a mezzo di traverso nella chicane, che tanto sta cercando di andare a prendere e braccare ovviamente Lopensky, con intanto giro veloce di Stim 1.31 e 969. Con attenzione Matteo Profilo, molto più vicino forse di quello che sembrava rispetto a poco fa, a Lopensky. Vediamo se prova in staccata. No, però comunque si avvicina molto. No, però sembrava sul dirino che fosse vicino, invece non lo era, ecco, no. Però dalla prospettiva sembrava, ecco. Allora, questo perché Lopensky ha potuto sfruttare quella che era la scia della vettura di Long, che gli ha permesso a sua volta di difendersi. Vediamo cosa succederà fra un giro, quando i piloti inizieranno ad avere l'opportunità di attivare il DRS, quindi di avere un'ulteriore occasione di sorpasso, mentre Topping su chi come Dio se la stanno lottando. Eh sì, esatto. Peccato proprio per Topping. Scusami, l'abbiamo visto adesso in diretta, ha girato chi come Dio, contatto con Topping. Sono entrati in due e là ci voleva peccato. Perché è una semi-chicane in salita, quindi arrivare lì in due poi è difficile, veramente complicato. Comunque peccato proprio per Topping Kester, che si è girato poco dopo la partenza e era partito anche abbastanza bene. Peccato proprio perché per il fatto che si è girato. Veramente, veramente peccato. Intanto Stim, un altro giro veloce, 1.19.660. Sta veramente martellando. Intanto vediamo proprio Pino, ma c'è Lupensky che è da tenere sott'occhio, secondo me, perché è lì che cerca di rimanere attaccato a DR Long. A me viene da dire Dottor Long, però vabbè. Tanto F22 per entrare il tempo di 3 secondi. La prima penalità, eccola qua, la prima penalità. Dopo 3 giri sono già tanti. Sì, sono già tanti, esatto. Anzi, tanto DR Long, 3 giri mi ha completato. Ma DR Long con attenzione, c'è stato un problema di Lewis, perché ho visto Lewis rallentare all'improvviso. È perché non ho capito se ho fatto un leggero errore in accelerazione della 4 probabilmente. Ah, ok, no, perché ho visto rallentare all'improvviso, magari pensavo avesse problemi, non lo so. Tanto attenzione a Lopensky dietro, che gli è proprio in scia, gli ha attaccatissimo. No, che brutto botto! Ah, peccato, perché potevano regalarci una bella battaglia sul rettilineo e invece Lewis ha spaccato l'alettone e quindi si trova decimo. Virtual safety quindi car, allora, attenzione perché qualcuno potrebbe approfittare per un'eventuale sosta. Vediamo se ne approfitta Stim per scartare la rossa. No. Quindi per ora purtroppo i più sfortunati sono Lewis e Topping Kestrel. E anche ovviamente chi come dirò che era proprio in lotta con Topping Kestrel proprio alla fine del primo giro. Quindi peccato che eventualmente questi incidenti e questi errori ci hanno magari tolto anche delle belle lotte eventuali. Intanto è un miracolo che Lewis non si sia ritirato. Ok, che se non ricordo male i danni sono impostati su completo. Si è ritirato, ho visto un botto. Perché poi il problema purtroppo ecco che quando si gioca online non si vede mai quanto si rompe la macchina nell'incidente, quindi non sai mai se si ritira oppure è semplicemente l'ala rotta. E questo è anche il brutto dell'online, che secondo me anche questa cosa dovrebbe essere un po' migliorata, ecco. Comunque, a parte i miglioramenti del gioco, la gara intanto è ripartita, finita la Virtual Safety Car. Allora vediamo un po' chi si sta avvicinando a chi in questo momento. Per ora sembra tutto stabile, però attenzione, perché c'è sempre questa lotta fra Matteo Profilo e Lopensky, proprio per la settima posizione, con Matteo Profilo che mi sembra molto più vicino ancora forse di prima. Attenzione. No, si fa solo vedere negli specchietti senza però tentare la staccata. Ma intanto si è fatto vedere. Vediamo se anche Giovi si avvicina abbastanza a Daniele per tentare l'attacco, perché Daniele è fuori dalla zona DRS di Rafloidex. Allora, ok, sì, sto guardando adesso, perfetto. Vediamo se ci prova. Ha aperto il DRS, vediamo se ci riesce. Vediamo, attenzione, si mette in scia a sinistra, incrocia di traiettoria e lo supera all'esterno e quindi si porta in terza posizione. Tanto grazie a T30 2K03 per il follow. Qua era un po' codice fiscale, però dovevo dirlo, grazie. Attenzione, bandiera gialla, che cosa è successo di nuovo? Lopensky, girato Lopensky, curva 2. Sì. Non no, so cazzo.
Comunque, io sto... comunque ragazzi, io tutti i piloti che nomino li sto facendo no. tutti fuori. Allora, per favore, per favore, perché ti stai issando alla raccolta di eredità pesantissime. Raffaele testimone. Sono tipo della serie Mazzoni Nürburgring 99. Chi non ha mai visto quella gufata deve vedersela per forza. Comunque, perché anche lui, anche Mazzoni, ogni pilota che nominava lo faceva fuori. Comunque, storica. Tanto top in Kettle su mamma mia, non ce la farò mai. Luni. Ok, me lo devo ricordare. Tanto top in Kettle, però adesso è un po' migliorato rispetto proprio a 4 giri fa quando si è girato. E adesso è proprio in una posizione in lotta proprio con Luni per l'ottava. Box tanto F. Non vedo tanto F ai box. Ha frenato molto molto al limite. Aveva un drive thru per eccesso di velocità con la safety car. Ah, ok, non l'avevo visto. Ok, perfetto. Tanto Topping Kestrel. Topping Kestrel riesce a superare Luni e si porta quindi in settima posizione. Bellissimo sorpasso all'esterno anche lui. Intanto Matteo Profilo invece è sesto e sembra che sta andando proprio a caccia di R. Long, mentre ho visto qualcosa là dietro, non ho capito che cosa, però scusate. È solo frutto della mia immaginazione. Niente. No, però tanto c'è Luni appunto con Topping Kester, quindi sono in lotta proprio per la stessa posizione tutti e due. DR Long, penalità di tempo di 3 secondi, è già la seconda penalità? No, cioè sì. Più però il drive thru appunto di chi è che è entrato in box, non mi ricordo, oddio mi sono perso, chi è che è appena entrato in box, è entrato Luca? F per scontare un drive thru, sì, esatto. Quindi sono tre penalità, due di F e una di DR Long, e essendo al sesto giro direi che non pesano e non poco. Ferra 87 ragazzi, in mezzo di traverso in curva 12, mamma mia ragazzi, di traverso ha rischiato tantissimo. Sì, l'ho visto io, nessuno lo sta vedendo, però ve lo dico io, fidatevi, era proprio di traverso totale, meno male che l'ha recuperata ed è decimo, quindi anche in zona punti oltretutto. E allora, vediamo un po' intanto qua Lopensky che appunto è nono. Niente, adesso per ora la situazione sembra stabile. Però c'è Matteo Profilo che è lì a caccia di R. Long proprio per la quinta posizione, anche se in questo momento forse, magari può essere l'occhio che mi inganna, ma mi sembra che di R. Long ne abbia forse un goccetto di più, anche se non ne sono tanto sicuro, perché comunque vedo che Matteo Profilo lo sta pian piano recuperando. C'è anche Daniele Play e Bon Jovi, stanno andando via in coppia. Davanti Stem, dopo ovviamente lo strappone che gli ha concesso lo sprint della gomma rossa a inizio gara, sta mantenendo costante il suo vantaggio, quindi si tiene sempre sui 3 secondi e 4, 3 secondi e mezzo. Ma qui il profilo non è attaccatissimo, ma comunque ha recuperato ben 4 decimi addirittura in praticamente tra un settore e l'altro, quindi in pochissime curve, quindi o DR Long sta andando in risparmio gomme oppure ha sbagliato qualcosa, magari ha sbagliato qualche... Topping girato! È il secondo, no? Sì. Peccato. Sta facendo comunque un'ottima gara prima di girarsi all'inizio e anche adesso che aveva tentato tutto per tutto, cercando di recuperare ovviamente il più possibile. Quindi peccato anche proprio per lui. Matteo Profilo invece sembrava in condizione di poter attaccare Long, ma alla fine si è presentato in fondo al dritto ancora con un distacco abbastanza marcato e non è riuscito a farsi. Seguiamo Matteo Profilo che adesso è ancora più attaccato, scusate, di R. Long. Sì, c'è questa lotta per il quinto posto che mi sta entusiasmando veramente molto, perché è veramente veramente interessante, con appunto un distacco di 6 decimi rispetto ai 9 di prima, addirittura adesso 3, adesso 2 ragazzi, quindi è veramente veramente attaccato. Vediamo se proverà a sorpassarlo poi nel rettilineo. Penso di sì, anche se non lo so, però bisogna vedere quanto distacco avrà e come trazionerà soprattutto DR Long. No, ci proverà, perché comunque DR Long ha forse trazionato un goccetto male. Tanto ha aperto proprio adesso l'ala Matteo Profilo. Vediamo se ci prova. No, scherzavo. Pensavo di sì, perché mi sembrava, come dico sempre, questione di prospettiva, quindi non è sempre facile contarlo, ecco. Rischio allora, di Luni che ha perso leggermente la vettura, è peccato perché questo lo rimette in condizione di essere troppo lontano quando arriverà sul rettilineo principale, che poteva essere una ghiotta opportunità di sorpasso. Daniele Box.
F22 in questo momento è in lotta con Topping Kester, proprio F22 che era partito secondo, peccato che si trova undicesimo in questo momento, perché se fosse rimasto fra i primi tre, quindi nella top 3, magari poteva fare molto meglio di come in questo momento, anche se la gara è ancora lunga ovviamente e c'è ancora tanta gente che deve fare il pit stop, però vedremo comunque. Però peccato che in questo momento è un po' relegato nelle retrovie, anche se appunto, come ho detto poco fa, la gara è lunga ancora, quindi ne vedremo ancora delle belle sicuramente. Intanto attenzione, il Luni, tempo di 3 secondi e ammonimenti multipli, quindi è la quarta penalità e siamo al nono giro soltanto. Quindi tu come la vedi le due penalità, Luca? Ecco, mettiamola così. La vedo critica, perché allora chiaramente la situazione andrà migliorando man mano che i serbatoi si scaricheranno, perché le vetture diventeranno più maneggevoli per i piloti, però passare in danno questa prima parte era importante. Intanto ti dico anche un'altra cosa, ovvero che Stelma ha perso un secondo e due da Raffo Idex e credo che il leader della gara tornerà in box, perché in questo momento sta smettendo di dare il massimo della sua prestazione la gomma soft, e infatti è così, vai box. Sì, esatto, perché siamo oltretutto esattamente al decimo giro. E a proposito di gomme, Luni ha messo gomma bianca, mentre tra i primi 10 soltanto F22 e Sdem, che proprio adesso ha cambiato da gomma rossa, mentre invece anche Sdem è passato su gomma gialla. Quindi l'unico fra i primi 10 avere gomma, la gomma più dura è proprio Luni, che in questo momento è proprio quinto. È partito con questa gomma, quindi vuole andare lungo. Sdem invece ha preso una scelta opposta rispetto a quella di Daniele Play. Sdem si prende una scelta più rischiosa. Attenzione! Topping Kester all'interno inaspettatamente e si porta in ottava posizione, un bellissimo sorpasso che io sinceramente non mi aspettavo, ma ha fatto veramente un ottimo sorpasso, veramente veramente bello. Dicevo, Daniele Play e Sdem hanno preso due direzioni opposte. Sdem prende una scelta più rischiosa, gomma media per andare fino in fondo, va invece sul sicuro Daniele Play che mette la hard. Sì, esatto. Quindi abbiamo tre piloti in questo momento con gomma hard, Luni, Daniele Play e F22. Quindi F22, o anche lui probabilmente attuerà la strategia magari di Luni, anche comunque se era partito secondo F22, magari si vuole riconquistare di nuovo la seconda posizione, perché appunto era partito secondo come ho detto poco fa, e magari vuole tornare in alto provando la strategia della gomma hard, però vedremo. Vedremo quanto pagherà questa scelta, più che altro, ecco. Perché non si sa mai quanto pagano le scelte su una pista come Barcellona, che è una pista che dal punto di vista delle gomme non è una pista per niente facile, ecco. No, assolutamente, soprattutto quando si cominciano ad indossare, diciamo, calzature più morbide, diventa difficile, serve grande gestione, esatto. Soprattutto le temperature. Matteo Profilo invece non gestisce la foga, troppo interno in curva 1, prende il terzo avviso e 3 secondi. Intanto segnalo il sorpasso di Sdem su Luni al fondo del rettilineo del traguardo, quindi si porta in quinta posizione in questo momento, quindi è quinto. Però in questo momento non vedo momentaneamente altre lotte. Topping Kester però sembra che stia andando a cercare a prendere Lopensky. Dovrebbe riuscirci, in teoria mi aspetto che avrà il passo per andarlo a prendere. Sì, penso di sì anch'io, credo di sì. Raffo invece sta facendo davvero un gran passo, perché nei confronti di Giovi sta guadagnando quasi un secondo al giro. Sì, esatto. E volevo anche appunto dire che forse Luni sta andando di nuovo a prendere Sdem, ma non ne sono sicuro. Quindi è in questo momento, difficile. Penso anche proprio usando Luni come cavia, che si potrebbe vedere il passo della gomma alta. È difficile che Luni prenderà Sdem, perché Sdem ha una media nuova, Luni ha una hard. Esattamente, però dobbiamo vedere appunto, sfruttando Luni come cavia, vedere il passo della gomma hard. Intanto Sdem 1.18.9, giro più veloce. Quindi Sdem sta facendo giri su giri veloci come Hamilton, quindi invece Hammer Time è Sdem. Oh, long, girato long, scusami. No, peccato, veramente credo peccato. Credo che in chat qualcuno avrà da esprimere il dissenso. Sì, anch'io penso ciò. Il problema è che bisognerà vedere appunto i piloti che cosa si staranno dicendo fra di loro. Intanto c'è Luni che ci prova all'esterno, attenzione, ci sta provando. Però c'è DR Long che ha una migliore trazione. Adesso è all'interno nella curva, adesso mi ricordo il nome, qual è la curva? Oddio, perché non mi ricordo mai i nomi delle curve, i numeri delle curve. Intanto attenzione, però stanno arrivando
sul rettilineo principale con Luni, che comunque ci proverà sicuramente. Vediamo se ci prova, però DR Long proprio in quel tratto sembra averne guadagnato un goccio di più, sì esattamente, e si mantiene quindi quinto con Luni, che ci stava provando poco fa, mentre invece poi alla fine DR Long è rimasto comunque quinto. Tanto Sdell in questo momento è quarto. Box Raffo! Ecco il nostro Raffo che va in box, Comandura. Bello fiero. Allora, tanto Giovi, il nostro Giovi, esatto, che si è qualificato terzo, intanto F22, un'altra penalità, tempo di 3 secondi, siamo soltanto al tredicesimo giro, che ovviamente non è una cosa molto positiva, come abbiamo detto poco fa, quindi è 6 secondi di penalità. Raffo esce dietro Long e Raffo, pardon, Long e Luni, non è una bella situazione. No, esattamente, esattamente. Però c'è da dire che Raffoidex ha le gomme più fresche, quindi vedremo, vedremo, vedremo. Vediamo, sarà una situazione molto interessante. Però Raffoidex ha le gomme bianche, esatto, quindi ha le gomme hard. Un giro per mandarle in temperatura servirà. Esatto, esatto. Anche perché rischiarsela adesso non so quanto possa convenire. Sì, sembra che forse in questo momento sembra sia più veloce. Attenzione! Di Luni, assolutamente sì, anche perché gli ha veramente attaccato, quindi sicuramente tenterà di sorpassarlo, assolutamente sì. E sicuramente lo fa, sicuramente lo fa. Vediamo se ci riesce, sì, e ci prova in staccata. Attenzione all'interno, ruota a ruota, e ci prova e ci riesce. Quindi si porta qui, si appena uscito dai box con gomme dure. Vediamo se riuscirà ad appendere DR Long, ma non credo perché ha gomme dure, quindi probabilmente Luni o lo risorpassa o Raffoidex avrà un passo migliore. No, no, anche se direi che andrà facilmente ora anche sul Long. Potrebbe anche fermarsi, non vediamo, e infatti. Ah, esatto, esatto, sì, si è fermato proprio adesso. Tanto si è fermato anche Matteo Profilo, quindi anche lui ai box. Gomma hard per Profilo e anche per Long. Entrambi sulla hard, mancano Giovi, Topping, Lopeschi e chi come Dio a far la sosta. Esatto, esatto, perché hanno tutti fatto una sosta, ci stavo guardando proprio. Ci scusami! Stavo chi come Dio ha girato in diretta perché stava arrivando Leutz, che stava per agganciarlo, no, proprio nel momento in cui ha scordolato eccessivamente e ha perso la vettura. E anche lui, è anche lui alla seconda volta che si gira oggi. I cordoli qua. Devi essere sicuro di non cattivi, sono cattivi. Sì, 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 esatto. Tanto. Sono praticamente tutti, quasi tutti con gomma dura, quindi sembra appunto proprio che Luni, che è partito con gomma dura, sembra che gli altri l'abbiano praticamente copiato, perché sono tutti con gomma dura, tranne appunto Giovi, Sdem, Topping, Kestrel, Lopeschi, Leus e chi come Dio, che sono invece con gomma gialla. Quindi sembra che tutti stiano copiando, perlomeno in questo momento, Luni, che quindi la sua strategia sembra proprio che stia pagando, anche perché è proprio quarto, che quindi che non è sicuramente fermare, però. Sì, sì, sicuramente sì, cioè, ovviamente che si deve fermare. È una però, gomma comunque che funziona se poi eventualmente puoi cercare di andare lungo per montare la soft alla fine, andare fortissimo e avere qualche problema in meno di gestione, perché la vettura è molto più leggera. Tanto Leutz spende il tempo di 3 secondi, quindi un altro pilota che spende la penalità. Ai ai ai. Daniele sta arrivando negli scarichi di Lopeschi. Comunque ragazzi, non so se chi dei piloti sta seguendo la live, io lo dico sempre, lo ribadirò sempre, fate attenzione alle penalità, lo dirò sempre, ok? Non sono un pilota, non faccio schifo a guidare, quello che volete, però mi raccomando, fate sempre attenzione alle penalità, perché sono purtroppo un brutto fattore molto determinante. Ma adesso perché è una gara più di divertimento che altro, ma in campionato sicuramente non si scherza con le penalità, quindi fate attenzione, anche se magari poi non mi ascoltate, però fate attenzione, fidatevi. È sempre bene ribadirlo, ecco. Ma ecco, la direzione gara di Fit ringrazia. No, però purtroppo essendo il quindicesimo giro, avendo già 5 piloti con la penalità, non è una cosa che fa tanto piacere, ecco. E purtroppo non soprattutto è facile sapendo le qualità dei nostri piloti, che comunque sono bravi, sono forti e ovviamente ognuno partecipa alla categoria che gli spetta in base alla sua abilità, però comunque che sia la categoria migliore o mettiamola tra virgolette peggiore, ovviamente fa dispiacere sempre vedere delle penalità, questo è sicuro. Topping tanto c'è Daniele Lopeschi, vediamo Topping. Se ci trova per il sesto posto, esatto, sì, sto guardando, sto cercando di guardare tutti e due, tanto Topping Kester all'esterno in prima curva si porta in quarta posizione con Daniele Play, intanto anche lui si porta all'esterno, al sorpasso in esterna, scusate, su Lopeschi, quindi si porta in sesta posizione.
Tanto volevo guardare dove sono, chi ha recuperato più posizioni. Allora, chi ha recuperato più posizioni è proprio Luni, che ne ha recuperate ben 9. Ben 9. Che proprio in questo momento sta attaccando Topping Kestrel. Sta attaccando Topping Kestrel con gomma bianca più vecchia rispetto a Topping Kestrel, che invece ha la gialla più nuova, ovviamente. Quindi è interessante anche questa lotta di Luni, che ci sta provando con tutte le sue forze per cercare di portarsi più in alto possibile. Quindi è una cosa molto 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 bella da vedere, anche se bisogna vedere quanto reggeranno ancora le gomme, perché siamo a quasi metà gara, quindi bisognerà vedere quanto reggeranno ancora. Invece chi ha perso più posizioni è F22, che purtroppo, ahimè, ne ha perse 9. Luni si gira. Io devo smettere di nominare i piloti, devo smetterla. Guarda che davvero stai raccogliendo una eredità immensa, secondo me. In una sera, penso che... Non dico niente che è meglio. Cioè, Mazzoni in questo momento penso che se starà guardando la nostra live, non credo, secondo me mi sta facendo i complimenti probabilmente. Però vabbè, non è questo il fatto. Scusatemi piloti che vi ho nominato, ma non volevo portarvi sfortuna, ma purtroppo io commento ciò che vedo, quindi insomma. Tanto Lopensky che sta cercando di attaccare Daniele Play, intanto DR Long per altri anni, poi 3 secondi. 6 secondi diventa. Quindi niente parità per lui. Allora, Lopensky ci riuscirà a sorpassarlo, Daniele Play? Un'altra potrebbe. Bandiera gialla, di nuovo Luni. Di nuovo Luni. Forse le gomme ancora... Non ho visto. Sì, l'ha ripersa in curva 3, forse anche le gomme un po' surriscaldate dalla testa cosa precedente. Comunque, ridendo e scherzando, Lopensky ha 16 giri sulle gomme gialle. E anche Giovi, quindi... stanno facendo un'ottima gestione di questa gomma, e secondo me andando avanti la possibilità per loro sarà quella di essere partiti con la gomma gialla, ma avere comunque la possibilità di montare poi la rossa, che è la stessa cosa che vuol fare Giovi. Sì, assolutamente sì, considerando che la rossa dura all'incirca 10 giri, 12 sì, più o meno, da nuova sì, più o meno, insomma una cosa del genere, ecco. Però Giovi intanto, a proposito di stint lunghi fino alla partenza, ha fatto 17 giri con gomma gialla, proprio come Topping Kestrel, che non ho nominato, ecco, anche lui quindi con gomma gialla. Quindi stanno cercando proprio tutti di allungare gli stint dalla partenza, ma Topping Kestrel diciamo che è stato anche un po' sforzato per allungare lo stint, visto che si è girato purtroppo 2 volte, quindi ha dovuto allungare lo stint più che poteva e più che può, purtroppo. Magari sarebbe già entrato se non si fosse girato 2 volte, quindi potrebbe sicuramente sarebbe cercando entrato. Di rimontare in pista e poi magari aspettare anche una situazione favorevole che gli possa dare la sosta gratis, perché no sfruttare anche le situazioni, perché no, esatto. Ma ho visto bene, ma Mister X si è ritirato? Sì, a inizio gara. Sì, giusto. Sì, scusate, mi sono perso. Vabbè, niente, fate finta che non ho detto nulla, va bene così. Comunque, tanto SDM e rimane col giro più veloce, 1.18.9, quindi per ora non ci sono altri giri veloci. Per ora. Quindi, magari qualcuno lo farà ancora. Credo che con il pit stop potrebbe arrivare qualche giro veloce, soprattutto dai piloti che poi andranno a montare le soft. Loro avranno l'opportunità di portarsi a casa il giro veloce. Esatto, però per ora non vedo lotte imminenti, tranne Daniele Play con Topping Kestrel e Lopensky, perché sono Daniele Play ha 1.06 da Topping Kestrel, mentre Lopensky ha 1.09 da Daniele Play. Tanto Matteo Profilo per tanti tempo di 3 secondi, quindi anche lui 6 secondi di penalità. E comunque dicevo, quindi sono proprio questi 3 piloti in lotta fra di loro, anche se forse per ora un po' a distanza, però comunque per ora sembra la lotta più plausibile, ecco, rispetto agli altri. Giovi, credo la finestra del pit stop, se vogliono andare su gomma rossa, è intorno tra circa 4 giri, intorno al 23. Oh, F fuori, attenzione! No! Safety car! Attenzione! Giovi è appena passato che Giovi! Cosa detto tu? Che Topping aspettava un'occasione per fare una sosta gratuita.
Voilà, voilà, eccola che è arrivata, mi sa che è arrivata. Invece sfortunatissimo Giovi, che era passato proprio nel momento in cui è partita la safety car, passato sulla retina del traguardo, quindi non ha avuto occasione di fermarsi. Peccato, sì, sono quelle situazioni veramente sfortunate in cui tu ti trovi, dici va bene così, poi dici ah mannaggia la safety car e sei avanti ormai, quindi rossa purtroppo è per la stem. Sfortuna. Vediamo le scelte: rossa per Sdem, gialla per Raffo Idex, rossa per Topping Kestrel, media per Daniele Play, soft per Lopeschi, media per Matteo Profilo, arriva anche Luni, media, long, soft. Abbiamo un bel miscuglio di gomme per questa finale di gara. Sta arrivando ora Ferra con il suo game over sulla barra dell'alo. Però adesso la safety car quindi deve far passare tutte le auto a farle accodare. Quindi... Sì, perché deve arrivare Giovi che si fermerà. Esatto. Quindi questa cosa può andare a vantaggio proprio di chi ha cambiato le gomme adesso, perché ovviamente la gomma rimane un però po' più fresca. Però c'è ancora il delta. I piloti in questo momento devono comunque mantenere una velocità costante, sempre rispettare quello che è il delta time che gli viene assegnato dalla direzione gara, certo. E quindi Giovi non dovrebbe avere nessun problema nel mantenere la leadership della gara. Giovi che si ferma e monta gomma soft, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 piloti con gomma soft e 4 piloti con gomma media nei primi 10, e quindi hanno fatto tutti la sosta alla fine, però bisognerà vedere chi ne trarrà vantaggio, perché come hai detto tu potrebbe essere Topping Kestrel, come potrebbe non essere. È quello che ne ha guadagnato di più insieme a Luni, perché Luni al netto dei due errori anche lui ha fatto la sosta gratis, e soprattutto Topping Kestrel non solo ha fatto una sosta gratis, ma come ripeto dicevamo prima, ha fatto una sosta dopo una gara in cui era rimasto fuori e aveva fatto anche due errori, quindi insomma per lui la gara si è rimessa in piedi e non poco. Ma sicuramente, questo assolutamente sì. Però io la vedo anche da un altro punto di vista, correggimi se sbaglio, se non si fosse girato due volte poteva lottare benissimo per la prima posizione sicuramente. Sì, assolutamente, non ho allora nessun non... dubbio. Peccato, ok. Peccato, perché stava facendo un'ottima gara, Luni... soprattutto dopo il primo test a coda ha mostrato appunto il recupero, poi si è girato di nuovo e poi ha recuperato ancora, quindi sicuramente poteva lottare per la vittoria, anche se non è ancora finita perché mancano 12 giri alla fine di questo Gran Premio, quindi può anche essere che possa tornare in lotta per la vittoria, mai dire mai. Luni è tornato ai box perché ha cambiato idea, aveva montato la gomma media, è tornato ai box e ha perso un paio di posizioni per andare sulla soft. È una scelta che, sotto safety car può avere un senso, però bisognerà vedere appunto, perché ogni pilota ovviamente sfrutta e gestisce le gomme un po' come vuole. Ah, per altri tipo 3 secondi anche per Ferro 87. Ah, questa pesantissima sotto safety car non serviva mai a spingere. Assolutamente sì. Comunque dicevo che appunto i piloti poi gestiscono le gomme ovviamente come meglio credono, quindi bisognerà vedere appunto chi, soprattutto avrà chi ha le rosse, come le gestirà per gli ultimi giri, e ovviamente se vorrà portare a casa un risultato migliore di quello in cui si trova in questo momento, ovviamente dovrà dare il massimo, ma senza strafare, perché la gomma rossa, ricordiamo, è molto molto morbida, cioè ovviamente è morbida, si scalda prima, però si consuma anche prima, quindi bisognerà vedere appunto. In questo momento sinceramente è una gara che per la vittoria, ma anche per il podio forse, secondo me la vedo ancora un po' incerta. Magari mi sbaglio, però potrebbe anche essere, perché no, è successo di tutto. Quindi... La cosa che in questo momento sappiamo è che davanti abbiamo i primi 6 piloti, nessuno di loro ha penalità, quindi in questo momento tutti quanti si giocano una posizione in pista chiara ed inequivocabile. Sicuramente, questo sì, certo. Però dico che è un po' incerta per tutto quello che è successo, soprattutto nelle prime fasi, quindi... Sì. Bisognerà vedere, perché è un giri, quindi insomma, sappiamo che può succedere tutto. Credo che la safety car rientrerà in questo giro, vediamo, aspettiamo che tagli il traguardo del secondo settore, lì di solito è il momento in cui spegne le luci.
Perché questi 11 giri vogliamo anche goderceli, ovviamente, noi che commentiamo, quindi speriamo che rientri al più presto. Dovrebbe rientrare forse in questo giro, no? Dovrebbe fare un altro giro, ne fa ancora uno, ancora le luci accese. Perfetto, ok, no, sì, perché non me ne sono accorto, perché adesso me ne sono accorto che la luce è accesa, perché mi è passata davanti la safety car. Detto questo, ma che mi sta passando in casa, però vabbè. Allora, quindi è interessante proprio il fatto che, appunto, analizzando solo i primi 5 piloti, 3 hanno gomma rossa, 2 hanno gomma gialla. Quindi il nostro Rafoidex che cosa farà? Anche questa è molto interessante, con gomma gialla, come abbiamo detto, allunghi lo stint, ma hai una prestazione minore sulla gomma che sulla gomma rossa, ma la gomma rossa ovviamente si consuma prima, ma ti dà prestazione maggiore. Vedremo anche perché comunque nella possibilità sia di avere un ritmo superiore sia di avere una gomma che non lo abbandonerà mai, quindi lui sa che potrà fare tutti i giri al massimo sapendo che la gomma non gli darà problemi. Forse invece i piloti con la gomma rossa dovranno comunque stare almeno un pochettino attenti. Ovviamente la gomma gli darà una prestazione super, questo non ci sono dubbi, ma lo ripeto, dovranno stare un pochettino attenti a livello di gestione. Ci sono meno problemi quando la vettura è più leggera, hanno insomma 10 giri di carburante scarsi all'interno delle vetture, però siamo sempre nella condizione in cui devono stare un po' sul chi va là, perché in quei lunghi curvoni in appoggio, ok che la macchina è un pochettino più leggera, ma se si va in eccessivo appoggio ed eccessivo sottosterzo, soprattutto l'anteriore sinistra qui a Barcellona, è una gomma molto sollecitata. Assolutamente sì, e concordo in pieno con ciò che hai appena detto, caro Luca, perché appunto ci sono, se non mi sbaglio, più curve a sinistra che a destra a Barcellona, adesso non mi ricordo, se non mi sbaglio, quindi ovviamente la più gomma, dovrebbe essere la gomma più sollecitata se ci sono più curve a sinistra che a destra, adesso non mi ricordo, ma mi pare di sì, adesso non mi ricordo bene, sì, sì. Però mi pare di sì, quindi allora ho detto giusto, ok. Adesso la safety car appunto rientra, finalmente. Ci siamo. Saranno 10 giri di fuoco. Molto molto interessanti, molto molto interessanti, sicuramente. Ed eccoci che i piloti ovviamente scaldano le gomme più che possono, con attenzione Giovi che sta cercando di tenersi dietro le auto imbizzarrite come cavalli selvaggi per cercare di prendere poi ovviamente un bello slargo, ma attenzione con Sdam che in questo momento ovviamente secondo, quindi si vorrà riprendere sicuramente la leadership della pole position. Partito benissimo Giovi, ha lasciato al palo Sdam. Occhio perché Raffo è subito l'attacco. E col nostro Rafoidex che è in scia. Vediamo se ci prova. No, però si fa vedere. Attenzione, top in Kessel con Daniele Play. Attenzione. Bella questa ruota, e la traiettoria interna migliore dovrebbe averci la top in cast, ma attenzione Daniele Plan, attenzione all'esterno che ce la dovrebbe fare, attenzione di nuovo ruota, vediamo se ce la fa. Top in cast, si porta quindi in quarta posizione, non senza fatica ovviamente, non ci senza prova fatica, Daniele! Daniele Plan, bellissimo, attenzione di nuovo in trazione, top in cast con Daniele Plan, attenzione ruota, mamma prima, mia, su. Attenzione top in Kestrel, gli è andata bene, ma attenzione Daniele Play di nuovo dietro, di nuovo attaccato, attenzione in scia sul rettilineo, ce la dovrebbe fare, vediamo se ci riprova, sicuramente sì, vediamo se ci prova, ci dovrebbe riuscire, vediamo se ci prova in staccata, no, rimane fermo, rimane dietro, comunque bellissima lotta per questa quarta posizione, subito la ripartenza, molto molto bella, molto molto bella, ovviamente sempre la correttezza di piloti è una cosa che fa ovviamente piacere da vedere. Intanto top in Kestrel, quindi che è quarto, voglio dire Rafoidex che è terzo, ok, no, che è 8 decimi, attenzione tanto Sdam con quei 7 decimi che è comunque sempre abbastanza attaccato a Giovi, attenzione Sdam 18.4, un altro giro veloce per lui, quindi ovviamente non ce n'è per nessuno perché ovviamente continua a fare giri veloci su giri veloci. Matteo Profilo tanto, è long e anche dietro tanto, Ferra e Luni. Fammi andare, aspetta che io stavo seguendo su tutti i primi tre, poverini, gli altri li ho esclusi in questo momento, no, scherzavo. Tanto Luni, sì esatto, che è in lotta con Ferra 87 per la nona posizione. Vediamo se ci prova. Incrocio di traiettoria, sì. Ci prova la traiettoria migliore, dovrebbe avercela lui, ma no. Cioè no, invece sì, ce la fa. E nuova ruota anche loro due. Attenzione con Ferra 87 che poteva azzardare un po' di più, ma intanto Luni comunque si è portato nono. Intanto stavo guardando Matteo Profilo, no, che in questo momento invece è tranquillo.
Daniele Plè in questo momento si è un attimo calmato con Topping Kestrel, ma ovviamente mancano 8 giri, quindi può ancora succedere qualcosa, ovviamente, questo sempre. Intanto Giovi in questo momento ha guadagnato invece 3 decimi rispetto all'inizio del giro su Sdem, che in questo momento sta cercando ovviamente di amministrare, però ovviamente vorrà vincere la gara visto che ha fatto la pole. Vedremo se tenterà ancora di nuovo tutto per tutto. Intanto attenzione, giro veloce di Giovi, 1:18:03, bellissimo, bellissimo giro, molto molto veloce ovviamente. Vediamo se ci sono delle lotte su rettilineo. No, in questo momento no. Anche Ferro 87, che era a 7 decimi da Luni, sembrava che è, invece no. Quindi in questo momento la situazione è abbastanza statica. In questo momento un grande guaio per Giovi e Sdem è sapere che dietro c'è Raffo, che ha una gomma che non gli darà problemi. Quindi loro devono cercare di resistere, perché in questo momento potevano provare a scappare, non ci sono usciti, quindi credo che si stiano già mettendo l'anima in pace sul fatto che Raffo rimarrà lì fino alla fine e sarà pericolosissimo. Sì, esatto, esatto. Intanto, appunto, proprio Raffo ha recuperato di nuovo qualcosina, se non sbaglio, su Raffoidex, mi sembra, se non mi sbaglio. Quindi comunque è attaccato lì, quindi... Intanto, purtroppo, anche se siamo 7 giri dalla fine, mi spiace appunto per F22, come ho detto prima, che era secondo, invece poi alla fine si è ritirato, quindi peccato per la sua gara, ecco, mi spiace molto. Raffoidex cattivo, ce la sta mettendo tutta, perché è uscito di traverso dall'ultima curva. Intenzione, intanto Sdem 1:18:289, vicino a Sdem, giro veloce per lui. Sdem, vediamo se ci prova. Attenzione all'esterno, sono in lotta, ruota per il primo posto. Attenzione Sdem con Giovi, che ovviamente non si fa intimorire da Sdem e mantiene la prima posizione, ma ovviamente non è ancora finita, perché siamo alla curva successiva. Però invece Giovi, Giovi se l'è tenuto, quindi bellissimo questo duetto, questa lotta, con intenzione che intanto, appunto, come ho detto poco fa, Raffoidex si sta avvicinando proprio al duetto in lotta. Quindi questa lotta a 3 per gli ultimi 6 giri può essere molto interessante. Attenzione intanto Raffoidex, che sembra si è avvicinato veramente molto in questo momento a Sdem. Vediamo se tenterà il sorpasso nel rettilineo. Difficile, perché Sdem ha anche lui il DRS ed è in scia a Giovi, quindi complicato. Però che non diventi una SPA 2000 sul passo di Häkkinen su Schumacher, perché è una cosa che io vedo molto probabile in questo momento. Allora, vediamo un po' se ci proveranno nel rettilineo, che cosa succederà nel rettilineo, perché hanno tutti e tre ovviamente un ottimo passo, con Sdem che ha provato ovviamente a difendersi, ma adesso in questo momento però sembra forse che Sdem, soprattutto Raffoidex su Sdem più che Sdem su Raffoidex, ha un passo migliore. Vediamo se ci prova intanto il nostro Raffoidex a tentare il sorpasso proprio su Sdem. Attenzione, vediamo aperto il DRS, però intanto l'ha fatto anche Sdem. Attenzione, quindi c'è questa lotta 3 per proprio la terza posizione. Bellissimo il sorpasso all'interno di Sdem, che ci prova. Attenzione su Giovi, Giovi se lo tiene di nuovo, e di nuovo primo ancora Giovi. Attenzione intanto Raffoidex, che dovrebbe provarci prossimamente, quindi al più breve possibile, per cercare di prendere la seconda posizione. Vediamo se ce la fa, se ci prova. Attenzione, croce traiettoria. No, rimane fermo. Quindi in questo momento c'è questa bellissima lotta per i primi tre, che vedremo che dove porterà e chi porterà ovviamente sui rispettivi gradini del podio. Contento la Fedex, che dovrebbe provarci nuovamente nel rettilineo. Vediamo se ci ritenta, vediamo se ci riesce. Ma il problema, appunto, come mi ha detto poco fa, è perché Sdem ha anche il DRS lui su Giovi, quindi non è facile ovviamente questa lotta. Diventerà una lotta, attenzione, di nervi, Attenzione. No, non ce la fa per ora. Però attenzione che intanto vedo appunto anche Daniele Plei e Topping Kestrel in lotta, proprio loro due come qualche giro fa proprio per la quarta posizione. Attenzione, vediamo intanto Daniele Plei se ci proverà anche lui sul rettilineo principale di questo splendido circuito in Catalogna. Occhio perché per Topping Kestrel. Attenzione, no, ho sbagliato tasto, ok. Attenzione intanto Raffoidex, anche proprio Raffoidex, che adesso un goccetto più distaccato. Attenzione, Sdem ci prova all'esterno. No, peccato per Giovi, da quello che ho visto mi è sembrato contatto con Sdem, se non sbaglio. Sì, anteriore sinistra di Giovi con la posteriore destra di Sdem. No,
Peccato, peccato, perché potevano regalarci una bellissima lotta per gli ultimi giri. Peccato solo proprio per il contatto di Giovi con Sdem. E questo intanto spiana la strada a Raffo Idex, te lo dico subito, eh. Esatto, esatto. Infatti sta recuperando veramente tanto attenzione. Intanto Lopeschi con DR Long. Quindi c'è questa bellissima lotta per la sesta posizione. Quindi anche queste lotte nelle retrovie che fanno sempre molto piacere da vedere. Attenzione, intanto vediamo se Lopeschi ci prova sul rettilineo. Sul tiro ovviamente il secondo rettilineo, perché il principale è quello del traguardo, come abbiamo detto poco fa. Attenzione a vedere se ci prova. Dovrebbe riuscirci, vediamo se ci prova in staccata. Se la tira, no, per il rettilineo principale. Se la tira per il rettilineo principale. Sì, esattamente, esatto. Pensavo che ci provasse lì, invece no. Quindi si è risparmiato per. Ha risparmiato la sua preda per il rettilineo principale. Sperando che riesca a cacciarla, perché non è detto, non è sempre detto. Però può essere uno sprasso molto probabile. Con attenzione, intanto Raffo Idex comunque a 6 decimi. Quindi sembra abbastanza attaccato, ma forse non sufficientemente per superare Sdem, che però Sdem in questo momento sembra forse un po' più carico proprio per cercare di vincere la gara, che nella quale appunto ha ottenuto proprio la pole position nella sessione di qualifica. Con attenzione a bellissima lotta fra Daniele Play e Topic Caster per la terza posizione, perché ovviamente, come abbiamo detto poco fa, Giovi purtroppo con la toccata con Sdem è sceso quinto, quindi c'è questa bellissima lotta per la terza posizione. Vediamo se Daniele Play per gli ultimi tre giri tenterà qualcosa, perché sembra aver tentato qualcosa poco fa, ma non sembrava un piano di buona riuscita, perché ovviamente Topping Caster ce la sta mettendo tutta. E comunque Topping Caster, nonostante appunto gli errori iniziali, sta facendo veramente un ottimo passo, un'ottima gara, e si è ripreso veramente alla grande, proprio come hai detto quello che giro fa proprio tu, Luca. Quindi fa veramente molto molto girando piacere terra. Vederlo. Attenzione, intanto sì, esatto, sì. Ho visto. Attenzione, intanto Matteo Profilo, tempo di 3 secondi, a movimenti multipli. Intanto stavo guardando che appunto vicino, di nuovo questa lotta continua. C'è questa lotta di nuovo fra Lopeschi e DR Long. Quindi vediamo se stavolta di nuovo Lopeschi ce la farà. Vicino Raffo. Ho visto male, no, ho visto solo Lopeschi che è uscito di traverso di cattiveria dalla curva. Sembrava così dura che si stesse per girare. Ovviamente non portiamo di sfortuna, poverino. Mai nessuno bisogna portare sfortuna, poverino. Vediamo se ci prova. Si fa soltanto vedere, aveva allargato la traiettoria all'interno per cercare di superarlo, ma non ci è riuscito, cercando forse di prendere più scia possibile, ma non è stato sufficiente. Quindi DR Long rimane sesto in questo momento per questa bellissima lotta per la sesta posizione. Tanto vediamo Daniele Play, Topping Caster, vediamo se ci prova. Però c'è anche la lotta da seguire ovviamente fra Sdem e Raffo Idex per questi ultimi tre giri di fuoco, due giri e mezzo ormai mancano. E quindi c'è veramente da divertirsi, ragazzi, perché ci stanno veramente regalando i piloti della Prime League in questo momento, in questo evento speciale. Veramente una gara veramente veramente bella, molto molto divertente soprattutto. Quindi vediamo se Topping Caster riuscirà a mantenere la terza posizione su Daniele Play, che Daniele Play in questo momento è veramente lì, veramente attaccato per cercare di sorpassarlo, prenderlo e portarsi a casa al podio, ma sappiamo ovviamente che Topping Caster è veramente forte, quindi ovviamente non sarà facile, però ci tenterà sicuramente. Tanto attenzione, intanto Raffo Idex, il nostro Raffo Idex che sta tentando tutto e per tutto su Sdem, ovviamente non si arrende, vuole portarsi a casa questa vittoria. Vediamo se ci prova. Tanto vicino. Aperto il Caster. Attenzione. Ci prova esterno e Raffo Idex in questo momento è primo. In questo momento questo Raffo Idex è primo, quindi il fatto che abbiamo montato le gomme gialle sembra averlo avvantaggiato. Vediamo se Sdem adesso riesce a tenere il ritmo, perché qui è il momento fondamentale. Daniele Play girato, forse con Topping, perché erano in lotta insieme. Ah, peccato, perché potevamo assistere ancora una bella lotta per questa terza posizione proprio fra lui, quindi Daniele Play 2007 e Topping Castle. Peccato solo che si è toccato. Peccato. Quindi negli ultimi giri purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di vedere Giovi e appunto Daniele Play che si sono girati nelle lotte in cui erano coinvolti. Veramente peccato, veramente veramente peccato. Tanto vediamo un attimo se succede di nuovo qualcosa. Sdem non molla, perché appunto è proprio a 3 decimi, quindi manca un giro di fuoco, ragazzi. Veramente veramente bella questa lotta, veramente molto intensa, con i piloti che non se le risparmiano. Attenzione, intanto Sdem in mezzo di traverso di cattiveria, che sta cercando di fare il tutto e per tutto per cercare di portarsi proprio in prima posizione e riprendersi quella prima posizione, appunto, come detto qualche lontano. Tempo, qualche momento fa, proprio per la pole position, ma per ora è lontano, quindi manca un giro e deve inventarsi qualcosa se vuole portarsi a casa la vittoria, ma non si sa.
Tanto, però non vedo altre volte di sorta, ma vedo attenzione. L'errore gli è costato troppo. Lopensky su DR Long, vediamo se ci prova. Ha aperto il DRS, perché invece DR Long non ne ha. Attenzione, se ci prova, sì, all'interno si porta quindi in quinta posizione Lopensky su DR Long. E quindi si porta in questo momento in quinta posizione. Stiamo davanti 7 decimi, ma la prossima zona di DRS è troppo breve per un attacco. Intanto Raffoidex, che in questo momento sta galoppando verso la vittoria, non sta succedendo ogni tanto di spettacolare, di speciale, però intanto appunto voglio dire a Toppincaster che si merita appunto questo terzo posto, nonostante tutte le difficoltà di questa gara. Quindi Raffoidex in questo momento si sta portando verso la vittoria, ma è all'ultima curva ed eccolo qua il nostro Raffoidex che si porta a casa questa vittoria molto molto bella con Sdem. Peccato per Sdem, che era partito in pole position, mentre invece alla fine arriva secondo, e Toppincaster quindi anche lui un'ottima gara con un bellissimo terzo posto, e Giovi anche lui quarto, Lopensky quinto, DR Long sesto, no, settimo per le penalità, ecco, dimenticavo le penalità, scusate, Daniele Play sesto, DR Long settimo invece, Luni ottavo, Matteo Profilo nono. Vediamo invece le UTS, perché se non mi corro le penalità, Leutz nono, ah, Matteo Profilo decimo e Ferra 87, anche lui da vedere, ma non mi ricordo adesso perché le penalità non me le ricordo, però penso che dovrebbe arrivare anche lui undicesimo, penso, o forse, ah no, eh no, perché c'è anche chi come Dio forse, quindi, però lui ha un giro, quindi dovrebbe arrivare undicesimo in teoria, vediamo. È arrivato undicesimo, quindi bella questa gara, molto molto divertente, con tantissime lotte. Peccato proprio per i piloti coinvolti nelle lotte che si sono girati, ma io direi che il pilota di giornata a parer mio è Toppincaster. Ma sì, sicuramente il pilota che è stato più lesto, più approfittatore, ha fatto veramente veramente bene, perché anche se quei due testa coda c'era sulla coscienza. Sì. Peccato, perché hanno influito sul risultato, migliore di quello che lui poteva fare. Però va bene comunque così per questo bellissimo terzo posto e niente. Quindi bella questa gara, molto molto divertente. Anche il mio primo commento ufficiale con voi, anche se poi avevo già commentato le pre-season, ma non in maniera così efficiente, ecco. Quindi molto contento di aver commentato con voi, e vediamo intanto proprio in questo momento il vincitore, quindi Raffoidex. Intenzione intanto però una soddisfazione anche per Ferrari 87, che ottiene il giro più veloce di 1.17.995, quindi quasi 1.18, quasi 1.18, proprio quasi tondo, quindi anche una soddisfazione personale proprio per Ferrari 87, che si porta a casa questo giro veloce, che invece Sdem, che va martellato giri veloci su giri veloci, invece si porta lui invece a casa giro veloce. Va bene, grazie a tutti, sono stato contento di aver commentato con voi, ci vediamo venerdì, almeno per quanto riguarda me, per la Prime League, e buona serata a tutti, grazie Luca. Grazie a te, e ovviamente do io l'appuntamento ovviamente a rimanere aggiornati sui nostri social, ci trovate ovunque, Facebook, Instagram, Twitter, davvero dove volete, www.formulaitaliantim.com, insomma davvero è difficilissimo, anche su Telegram, Discord, potete rimanere aggiornati davvero ovunque. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima e buonanotte. Buona serata, buonanotte a tutti.